Salve a tutte e tutti, qui il vostro Santen Chan in una nuova riflessione che già in questi giorni ho trasmesso in speaker, e cioè com'è possibile che ci siano state delle incongruenze storiche molto gravi nella forma di attuare in alcune ideologie, per esempio la marxista e la comunista. Perché in nome della libertà, in nome di salvare la gente dallo sfruttamento, in nome della difesa dei valori democratici, dei diritti lavorali e di tutto il resto, si è, dicevo, instaurata una delle peggiori e più repressive dittature della storia, la dittatura dell'Unione Sovietica, che si è trasformata addirittura in impero. Le repubbliche socialiste sovietiche hanno avuto una logica espansiva imperiale, occupando altri stati. Tutto questo nel nome della difesa iniziale delle libertà che il regime zarista non poteva o non voleva garantire. Ecco, nell'Unione Sovietica non si poteva votare, c'erano delle purghe, tutti i dissidenti venivano uccisi, tutte le persone diverse, quelli che pensavano diverso, venivano espurgati. Com'è possibile allora che si continui a parlare della difesa dei valori civili nel nome del comunismo, soprattutto in Italia, poi, dove il partito di sinistra, orfano dell'ideologia comunista che è morta con la caduta del muro di Berlino, il PD di adesso, perché poi la Quercia, l'Ulivo, la Margherita, i democratici di sinistra, tutti quelli che ci sono stati prima, dopo e dopo di Tangentopoli, adesso si sono riuniti nel PD. Beh, loro, vabbè, non sono come i sovietici di una volta, ma anzi, nel nome di quelle rivendicazioni si stanno alleando sempre più strettamente con il PDL e non c'è nessuna differenza. Ma dico, come mai dalle rivendicazioni sociali giuste è nata una delle peggiori dittature che ha compiuto degli abusi e degli eccessi in spregio ai diritti umani? In nome dei diritti umani, poi che qualcuno mi spieghi che significa questa dittatura del proletariato. Secondo me più che altro è una presa in giro, perché è stata una dittatura sul proletariato, non del proletariato. Quindi alla fine sono anche stati presi in giro i lavoratori che hanno appoggiato l'ascesa del Partito Comunista Russo. E ripeto, come mai quando si toglie un regime come quello zarista, considerato dispotico, oppure si rovescia una democrazia, la prima cosa che si fa è impedire che la gente vada a votare? E poi chi decide chi deve governare in un regime comunista? Dicono i padri della patria comunista. Ah, ma allora c'hanno un vitalizio, non se ne vanno più via. Io posso considerare, vabbè, si è fatta la rivoluzione per tutelare i diritti della gente, ma a tempo un anno non si deve andare a votare, e invece nell'Unione Sovietica non si è più andati a votare per 75 anni. E chi decideva chi doveva essere il capo del regime? Infatti li chiamavano premier, perché non li votava nessuno, erano capi di fatto, capi di Stato di fatto. Beh, lo decidono le lotte di potere interno al partito, perché il partito si appodera dello Stato.
Quindi lo Stato non conta più, il partito governa nello Stato, il partito è lo Stato e il partito c'ha delle lotte intestine, delle purghe intestine e ogni tanto va a capo chi è più forte, chi ha più appoggio interno al partito, ma la gente non vota. Ecco, e quella sarebbe libertà. Così mi è venuta in mente questa cosa. Che le incongruenze del marxismo e del comunismo, che poi fra l'altro questo della lotta di classe, cioè la lotta fra le classi sociali si chiama guerra civile, quindi l'ideologia marxista è cattiva proprio perché si deve sviluppare attraverso un conflitto civile, la lotta di classe, una guerra civile. Una confrontazione che di sicuro non apporta dei benefici a nessuno, a parte i comunisti che salgono al potere. Divide et impera. Orbo ad abchaos. Orbo ad abchaos. Qualcosa. Ordo, perdono. Ordo ad chaos. E poi divide et impera. Mors tua vita mea. Sono le frasi che mi vengono a mente pensando proprio a come è stato pensato il capitale. Guerra di classe, cioè lotta di classe, guerra civile e dittatura del proletariato. C'è una tirannide. La rivoluzione sarebbe ritornare, rivolvere ad un regime anteriore. Più brutale, più barbarico, cioè si lamentavano del dispotismo assolutistico degli zar. Beh, con la rivoluzione d'ottobre sono andati secoli prima, altro che Ivan il Terribile, Conan il Barbaro. E quindi si instaura. Il capitale di Marx serve a far accettare l'idea da parte della gente che ci deve essere una lotta di classe o guerra civile, la quale instaurerebbe una dittatura, quella del proletariato. Quindi pensa che Regrisso propone il marxismo ortodosso e il comunismo è lo studio applicato di quelle teorie assolutamente folli, come l'abolizione del denaro, dello Stato, della famiglia, delle banche, delle nazionalità. Per quello che l'unico folle che voleva realizzare tutto questo per 10 anni ci è riuscito è stato Pol Pot con i suoi Khmer Rossi, perché Cambogia l'ha trasformata nella Repubblica Popolare di Kampuchea, ha fatto saltare in aria tutte le banche, le casse di cambio, ha distrutto gli edifici del ministero, ha fatto abbandonare le città, la gente viveva alla diaccia nei campi e per di più se qualcuno non riusciva a raccogliere le sue urine o i suoi escrementi, che erano la cosa più importante per coltivare il campo, perché era un antitecnologico, ha fatto distruggere tutte le macchinarie, tutti gli aerei, è stato 10 anni in guerriglia contro i vietnamiti. Allora la gente lo uccideva quando non consegnava sufficiente urina o piscia e con i cadaveri abbonavano i campi. Ecco il regresso. A cosa porta? A quali follie? Quella di Pol Pot, ma anche quella di Stalin. L'Unione Sovietica è stata relativamente più ricca perché non ha caduto negli stessi eccessi della Cambogia. Però vediamo che la pazzia del comunismo è questa. Attraverso una guerra civile, una lotta delle classi, che deve essere armata, o se no l'abolizione delle altre classi, togliendogli i cosiddetti privilegi, si deve arrivare a una dittatura del proletariato. E quello sarebbe il cammino alla modernizzazione, al progresso, il progressismo. Beh, questi sono i dubbi che ho espresso in un mio video ultimamente in YouTube, nel mio canale Saint Etienne. Adesso vi lascio e grazie di aver seguito questa diretta. Ciao!